So the vast majority of the time, cars are just doing nothing. If they're autonomous, they could be used, I don't know, 5 times more, maybe 10 times more. They probably did the best they could with the data that they had. It led us to be a bit more conservative. As you can see, I just arrived in the robotaxi, the cybercab. The big question is it freaky? Is it scary to be in a car that's being driven for you? You can do whatever you want while you're in this comfortable little lounge. And when you get out, you will be at your destination. At Tesla's We Robot event in LA overnight, a glimpse at what could be the future of driving. CEO Elon Musk unveiling what he says is the company's first fully self-driving robo-taxi. Driverless cars are here. Definitely a magical experience. It was just smooth, it just works. This is crazy, like, I heard about this when I was a kid, but like, it's here. The cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. This is a company that is a story stock, obviously, and the narrative is every way that it is not an automaker and it's about technology. We want to have a fun, exciting future that if you could look in a crystal ball and see the future, you'd be like, yes, I wish I could be there now. Benvenuti nella nostra esplorazione di due approcci innovativi al trasporto, il Cybercab di Tesla e la piattaforma Uber. In un mondo in cui le app di ride hailing hanno cambiato il nostro modo di pensare al trasporto da un punto A a un punto B, Tesla presenta la sua visione unica di un servizio di taxi autonomo alimentato dalla sua tecnologia all'avanguardia. In questo video confronteremo questi due servizi in vari aspetti, inclusi tecnologia, esperienza dell'utente, prezzi e potenziale futuro. I servizi di ride hailing come Uber hanno rivoluzionato il trasporto nell'ultimo decennio. Lanciato nel 2009, Uber è rapidamente diventato sinonimo dell'idea di ottenere un passaggio con un semplice tocco. Con milioni di autisti e passeggeri in tutto il mondo, Uber ha cambiato la mobilità urbana, offrendo comodità e flessibilità. Tuttavia, questo successo non è stato privo di sfide, tra cui il controllo normativo, le preoccupazioni per la sicurezza e il trattamento degli autisti. D'altra parte, Tesla ha costruito la sua reputazione su veicoli elettrici e innovazione. Fondata nel 2003, l'azienda è stata all'avanguardia della rivoluzione dei veicoli elettrici. Con il lancio del suo Cybercab, Tesla mira a interrompere il modello tradizionale del ride hailing, offrendo un servizio di veicoli autonomi che potrebbe eliminare la necessità di autisti umani. Quando confrontiamo le tecnologie del Cybercab di Tesla e di Uber, è chiaro che entrambi i servizi utilizzano tecnologie avanzate, ma in modi diversi. Tecnologia di Uber. La piattaforma di Uber si basa su una combinazione di tecnologia per app mobili, tracciamento GPS e una vasta rete di autisti. Gli utenti possono richiedere un passaggio tramite l'app, che li mette in contatto con autisti vicini utilizzando algoritmi complessi. L'app permette anche agli utenti di seguire i propri viaggi in tempo reale, vedere stime delle tariffe e valutare gli autisti dopo il viaggio. Uber ha anche investito nella tecnologia dei veicoli autonomi attraverso il suo gruppo di tecnologie avanzate. Tuttavia, al momento, Uber opera principalmente con autisti umani. L'azienda sta lavorando attivamente alla transizione verso veicoli autonomi, ma permangono ostacoli normativi e tecnologici. Tecnologia del Cybercab di Tesla. Il Cybercab di Tesla adotta un approccio diverso. Utilizzando il suo sistema autopilot e le capacità di guida autonoma totale, FSD, Tesla mira a creare una flotta di veicoli completamente autonomi. Il Cybercab opererebbe senza un autista umano, facendo affidamento sui dati estesi di Tesla provenienti dalla sua flotta esistente per migliorare la sicurezza e l'efficienza. Il Cybercab è dotato di sensori avanzati, tra cui telecamere, sensori a ultrasuoni e radar che gli consentono di navigare in ambienti urbani complessi, riconoscere ostacoli e prendere decisioni in tempo reale. Il software del veicolo viene continuamente aggiornato per migliorare le sue capacità,
una caratteristica che distingue Tesla dai servizi di ride-hailing tradizionali. Esperienza dell'utente. Esperienza dell'utente di Uber. L'esperienza dell'utente di Uber si concentra sulla comodità. Gli utenti possono scaricare rapidamente l'app, creare un account e richiedere un passaggio con pochi tocchi. L'app offre un'esperienza fluida, dalla prenotazione del viaggio al pagamento. I passeggeri hanno accesso a diverse opzioni di viaggio, dalle opzioni economiche ai servizi premium. Tuttavia, gli utenti talvolta affrontano sfide, come i prezzi elevati durante le ore di punta e i lunghi tempi di attesa nelle aree affollate. Inoltre, l'esperienza può variare considerevolmente in base alla qualità dell'autista e alla condizione del veicolo. Esperienza dell'utente del Cybercab di Tesla. Al contrario, l'esperienza del Cybercab offrirebbe un nuovo livello di automazione. Immagina di richiedere un passaggio in un veicolo Tesla completamente autonomo, che arriva alla tua posizione senza un autista umano. Il viaggio sarebbe confortevole, poiché i veicoli Tesla sono noti per i loro interni spaziosi e i sistemi avanzati di intrattenimento. I passeggeri godrebbero di funzionalità come la selezione musicale personalizzata, il controllo del clima e l'accesso ai servizi a bordo tramite l'interfaccia Tesla. La sicurezza è anche un aspetto fondamentale, poiché il FSD di Tesla mira a ridurre al minimo gli incidenti grazie alla tecnologia avanzata e all'apprendimento automatico. Tuttavia, il successo dell'esperienza del Cybercab dipenderebbe dall'accettazione pubblica dei veicoli autonomi e dal panorama normativo. Confronto dei prezzi. Struttura dei prezzi di Uber. Uber adotta un modello di prezzi dinamici che varia in base alla domanda, alla distanza e all'orario della giornata. Sebbene le tariffe di base siano generalmente accessibili, i prezzi possono aumentare notevolmente durante i periodi di alta richiesta. Questa struttura tariffaria porta spesso a tariffe imprevedibili che possono frustrare i passeggeri. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di viaggio come UberX, UberPool e UberBlack, ognuna con diverse fasce di prezzo. Questa flessibilità consente ai passeggeri di selezionare il servizio che meglio si adatta al loro budget e alle loro esigenze. Tuttavia, la variabilità dei prezzi può portare a insoddisfazione, specialmente durante le situazioni di alta domanda. Struttura dei prezzi del Cybercab di Tesla. Il modello di prezzi del Cybercab di Tesla è ancora speculativo, poiché il servizio è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, è probabile che Tesla adotti una strategia di prezzi competitiva per attrarre i passeggeri. Il prezzo base potrebbe includere una tariffa simile a quella di Uber, con costi aggiuntivi basati sulla distanza e sull'orario. Un vantaggio significativo del modello Cybercab è la possibilità di costi operativi inferiori grazie all'assenza di autisti umani. I veicoli elettrici di Tesla hanno anche costi di carburante e manutenzione inferiori rispetto alle auto tradizionali a benzina. Ciò potrebbe tradursi in tariffe più convenienti per i passeggeri, rendendo il servizio un'alternativa interessante a Uber. Sicurezza e regolamentazione. Caratteristiche di sicurezza di Uber. La sicurezza è stata una preoccupazione importante per i servizi di trasporto come Uber. L'azienda ha implementato diverse funzionalità di sicurezza, tra cui controlli dei precedenti dei conducenti, strumenti di sicurezza nell'app e un sistema di valutazione sia per i conducenti che per i passeggeri. Tuttavia, gli incidenti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e la cattiva condotta dei conducenti hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza complessiva del servizio. Uber ha anche affrontato sfide normative in diverse regioni, con i governi che esaminano le sue pratiche aziendali e i protocolli di sicurezza. Questi problemi evidenziano la necessità di migliorare continuamente le misure di sicurezza e l'importanza di costruire fiducia con i passeggeri.
caratteristiche di sicurezza del Cybercab di Tesla. Il Cybercab di Tesla mira a dare la priorità alla sicurezza attraverso la sua tecnologia autonoma. Con sensori avanzati e intelligenza artificiale, il Cybercab è progettato per evitare incidenti e rispondere ai pericoli potenziali in tempo reale. La tecnologia FSD di Tesla apprende continuamente dai milioni di chilometri percorsi dai suoi veicoli, migliorando il suo record di sicurezza nel tempo. Tuttavia, il lancio di veicoli autonomi solleva questioni etiche e normative, che devono essere affrontate prima di una diffusione su larga scala. La percezione pubblica delle auto a guida autonoma varia, con alcuni che accolgono la tecnologia, mentre altri esprimono scetticismo. Tesla dovrà investire in educazione e sensibilizzazione per costruire fiducia pubblica sulla sicurezza del suo servizio Cybercab. Impatto ambientale. Impatto ambientale di Uber. L'impatto ambientale dei servizi di trasporto come Uber è una preoccupazione crescente. Sebbene Uber offra opzioni di carpooling come Uberpool, l'impronta di carbonio complessiva dei servizi di trasporto può essere significativa. L'aumento dei chilometri percorsi dai veicoli a causa dei servizi di trasporto può contribuire alla congestione del traffico e all'inquinamento atmosferico. Uber ha fatto sforzi per affrontare queste preoccupazioni collaborando con produttori di veicoli elettrici e promuovendo iniziative di sostenibilità. Tuttavia, l'azienda affronta ancora sfide per ridurre il suo impatto ambientale complessivo. Impatto ambientale del Cybercab di Tesla. Il Cybercab di Tesla ha il potenziale per essere un punto di svolta in termini di sostenibilità ambientale. Essendo un veicolo elettrico, il Cybercab non produrrebbe emissioni inquinanti, contribuendo a un'aria più pulita nelle aree urbane. Inoltre, l'impegno di Tesla per l'energia rinnovabile e la tecnologia delle batterie migliora ulteriormente la sostenibilità dei suoi veicoli. Offrendo un servizio di taxi completamente autonomo, Tesla potrebbe essere all'avanguardia nella riduzione dell'impronta di carbonio del trasporto, promuovendo nel contempo pratiche sostenibili. Potenziale futuro. Potenziale futuro di Uber. Man mano che Uber continua a evolversi, l'azienda sta esplorando nuove opportunità di crescita e innovazione. Iniziative come Uber Eats e le partnership con i sistemi di trasporto pubblico dimostrano l'impegno di Uber nell'espandere le sue offerte di servizi. L'azienda sta anche investendo nella tecnologia dei veicoli autonomi, con l'obiettivo di sostituire eventualmente i conducenti umani con auto autonome. Tuttavia, Uber affronta sfide significative, tra cui la concorrenza di altri servizi di trasporto, il controllo normativo e la necessità di garantire il benessere dei conducenti. Adattarsi a queste sfide sarà fondamentale per il successo futuro di Uber. Potenziale futuro del Cybercab di Tesla. Il potenziale del Cybercab di Tesla è immenso. Man mano che la tecnologia matura e le barriere normative vengono affrontate, Tesla potrebbe ridefinire il panorama dei servizi di trasporto. L'attenzione dell'azienda sull'innovazione, la sostenibilità e la sicurezza la posiziona bene per una crescita futura. Il Cybercab di Tesla potrebbe integrarsi perfettamente con il suo ecosistema esistente di prodotti e servizi, creando una soluzione di trasporto completa. La combinazione di tecnologia autonoma e veicoli elettrici potrebbe inaugurare una nuova era di mobilità, trasformando il modo in cui le persone viaggiano. La nascita di Uber. Per comprendere il panorama attuale dei servizi di trasporto, è essenziale guardare al contesto storico che ha portato alla loro emergenza. Prima dell'ascesa di aziende come Uber, i servizi di taxi tradizionali dominavano il trasporto urbano. Chiamare un taxi generalmente significava aspettare in strada o chiamare un servizio di spedizione, portando spesso a lunghi tempi di attesa e frustrazione.
l'introduzione della tecnologia mobile all'inizio degli anni 2000 ha rivoluzionato molte industrie e il trasporto non è stato un'eccezione. L'avvento degli smartphone ha fornito la piattaforma perfetta per i servizi basati su app. Le sfide di Uber. Sebbene la crescita di Uber sia stata rapida, è stata anche segnata da sfide significative. Problemi come le battaglie regolamentari, il trattamento dei conducenti e gli incidenti di sicurezza hanno segnato l'azienda. I governi di tutto il mondo hanno faticato a regolamentare il nuovo modello, affrontando domande su assicurazioni, controlli dei precedenti e diritti dei lavoratori. La percezione pubblica di Uber ha subito danni anche a causa di controversie di alto profilo. Ad esempio, le tattiche aggressive dell'azienda per espandersi in nuovi mercati hanno portato a proteste da parte dei tassisti e scontri con i governi locali. Inoltre, gli incidenti di sicurezza che coinvolgono passeggeri e conducenti hanno suscitato discussioni sull'adeguatezza delle misure di sicurezza di Uber. Nonostante queste sfide, Uber ha continuato a innovare, cercando nuove fonti di reddito ed esplorando partnership che potrebbero migliorare le sue offerte e la sua reputazione. L'evoluzione tecnologica di Tesla. L'approccio di Tesla al trasporto è stato altrettanto rivoluzionario, sebbene da un angolo diverso. Fondata nel 2003 da Elon Musk e un gruppo di ingegneri, Tesla mirava ad accelerare la transizione globale verso l'energia sostenibile. Sebbene inizialmente l'azienda si sia concentrata su auto sportive elettriche ad alte prestazioni, ha rapidamente cambiato il suo focus verso veicoli elettrici per il mercato di massa. Il ruolo dei veicoli elettrici nel trasporto. I veicoli elettrici, o VE, sono diventati sempre più importanti per affrontare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. I veicoli tradizionali a benzina contribuiscono significativamente alle emissioni di gas serra e all'inquinamento atmosferico. Tesla ha riconosciuto il potenziale dei veicoli elettrici per trasformare il trasporto e ha iniziato a sviluppare tecnologie all'avanguardia per rendere i VE più accessibili e desiderabili. L'introduzione della Tesla Roadster nel 2008 ha segnato il primo ingresso dell'azienda nel mercato dei veicoli elettrici. Ha mostrato il potenziale dei VE offrendo prestazioni impressionanti, autonomia e stile. Questo modello ha posto le basi per i veicoli successivi, tra cui il Model S, il Model X, il Model 3 e il Model X, ognuno dei quali costruito sull'impegno di Tesla per l'innovazione e la sostenibilità. Tecnologia di guida autonoma. Uno degli obiettivi più ambiziosi di Tesla è sviluppare una tecnologia di guida completamente autonoma. L'azienda ha investito molto in intelligenza artificiale e apprendimento automatico per creare un sistema di guida autonomo in grado di navigare in sicurezza in ambienti complessi. Il sistema Autopilot di Tesla, che include funzionalità come il controllo di velocità adattivo e l'assistenza al mantenimento della corsia, rappresenta un passo importante verso l'autonomia completa. Nel tempo, Tesla ha raccolto enormi quantità di dati dalla sua flotta, consentendo ai suoi veicoli di imparare dall'esperienza di guida nel mondo reale. Questo approccio basato sui dati migliora la capacità del veicolo di rispondere a condizioni di guida diverse. La visione per il Cybercab. L'introduzione del Cybercab rappresenta un audace nuovo capitolo per Tesla. Combinando la sua tecnologia di veicoli elettrici con le capacità di guida autonoma, Tesla mira a creare un'esperienza di trasporto senza interruzioni che elimini la necessità di conducenti umani. Design e caratteristiche del Cybercab. Il Cybercab è progettato per essere funzionale ed esteticamente gradevole. Il suo interno spazioso offrirebbe comfort ai passeggeri, con ampio spazio per le gambe, materiali di alta qualità per i sedili e sistemi di intrattenimento all'avanguardia. Il design del veicolo si concentrerebbe sull'accessibilità, assicurandosi che possa ospitare passeggeri con esigenze diverse.
Il Cybercab sarebbe probabilmente equipaggiato con il software Full Self-Driving di Tesla, offrendo funzionalità come la navigazione automatica, la rilevazione del traffico e l'ottimizzazione in tempo reale del percorso. I passeggeri potrebbero personalizzare la loro esperienza di viaggio tramite un'interfaccia a bordo, consentendo preferenze personali su musica, temperatura e altro ancora. Innovazioni nella sicurezza. La sicurezza sarebbe una preoccupazione primaria per il Cybercab. I veicoli Tesla hanno costantemente ricevuto punteggi di sicurezza elevati, grazie in parte alla loro costruzione robusta e alla tecnologia avanzata. Il Cybercab incorporerebbe più livelli di funzionalità di sicurezza, tra cui sistemi di evitamento delle collisioni, frenata d'emergenza e monitoraggio in tempo reale delle condizioni stradali. L'impegno continuo di Tesla per la sicurezza e il miglioramento continuo aiuterebbe a rispondere alle preoccupazioni pubbliche sulla affidabilità dei veicoli autonomi. Offrendo trasparenza e aggiornamenti regolari, Tesla potrebbe guadagnare la fiducia degli utenti potenziali. Analisi comparativa dei modelli di business. Approfondendo l'analisi dei modelli di business di Uber e del Cybercab di Tesla, è essenziale riconoscere le loro differenze fondamentali. Uber opera come una piattaforma che collega i conducenti con i passeggeri, mentre il Cybercab di Tesla cerca di creare un servizio completamente autonomo che non dipenda da conducenti umani. Il modello dell'economia dei lavoretti di Uber. Il modello di business di Uber è radicato nell'economia dei lavoretti, che consente agli individui di lavorare come liberi professionisti. Questo modello offre flessibilità ai conducenti, permettendo loro di scegliere le proprie ore e lavorare tanto o quanto vogliono. Tuttavia, solleva anche interrogativi sulla sicurezza del lavoro, i benefici e i diritti dei lavoratori. Uber è stata criticata per il trattamento dei suoi conducenti, che spesso lottano per guadagnare un reddito sostenibile a causa della domanda fluttuante e della struttura delle commissioni dell'azienda. Sebbene Uber abbia implementato programmi per supportare i conducenti, tra cui incentivi e collaborazioni per servizi scontati, molti conducenti continuano a esprimere preoccupazioni riguardo alla giusta compensazione. Il modello autonomo di Tesla. Al contrario, il Cybercab di Tesla funzionerebbe secondo un modello diverso che enfatizza l'automazione e l'efficienza. Eliminando la necessità di conducenti umani, Tesla potrebbe potenzialmente ridurre i costi associati alla manodopera e agli incentivi per i conducenti. Questo modello consente anche a Tesla di mantenere un maggiore controllo sull'esperienza utente, garantendo che i passeggeri godano di standard di qualità e sicurezza costanti. Tuttavia, il successo di questo modello dipende dall'accettazione pubblica dei veicoli autonomi e dalle approvazioni normative. Impatto potenziale sull'occupazione. L'emergere dei veicoli autonomi, incluso il Cybercab di Tesla, solleva importanti domande sul futuro del lavoro nel settore dei trasporti. Sebbene l'automazione abbia il potenziale di migliorare l'efficienza e la sicurezza, comporta anche sfide per l'occupazione. Preoccupazioni sul sostituto dei lavori. Man mano che i servizi di trasporto condiviso si orientano verso veicoli autonomi, molti temono che i lavori tradizionali di guida possano essere a rischio. Secondo vari studi, milioni di lavori di guida negli Stati Uniti potrebbero essere sostituiti dall'automazione nei prossimi decenni. Questo potrebbe portare a sfide economiche significative per coloro che dipendono dalla guida. Mentre alcuni sostenitori dell'automazione sostengono che emergeranno nuovi lavori nella tecnologia, nell'analisi dei dati e nella manutenzione dei sistemi autonomi, la transizione potrebbe non essere fluida. I lavoratori nell'economia dei lavoretti, inclusi i conducenti di Uber, potrebbero trovare difficile adattarsi al paesaggio in evoluzione. La necessità di riqualificazione e transizione della forza lavoro.
Per mitigare gli impatti del sostituto dei lavori, è essenziale concentrarsi sulla riqualificazione e sulla transizione dei lavoratori in nuovi ruoli. I governi, le aziende e le istituzioni educative possono svolgere un ruolo cruciale nell'offrire programmi di formazione per dotare le persone delle competenze necessarie per i nuovi lavori nella tecnologia e in altri settori. Man mano che l'industria dei trasporti evolve, ci saranno opportunità per i lavoratori di impegnarsi in ruoli legati alla manutenzione di veicoli elettrici, sviluppo software e analisi dei dati. Investendo in educazione e formazione, possiamo aiutare a garantire una transizione più fluida per coloro che sono colpiti dall'automazione. Il panorama normativo. Il panorama normativo che circonda i servizi di trasporto condiviso e i veicoli autonomi è complesso e in continua evoluzione. Uber e Tesla devono navigare attraverso una miriade di regolamenti e politiche che disciplinano la sicurezza nei trasporti, la responsabilità e i diritti dei lavoratori. Le sfide regolatorie di Uber. Uber ha affrontato importanti sfide regolatorie fin dalla sua creazione. L'azienda ha dovuto negoziare con i governi locali, che cercano spesso di imporre regolamenti severi sui servizi di trasporto condiviso. Questioni come la copertura assicurativa, i controlli sui precedenti dei conducenti e la concessione di licenze hanno portato a scontri tra Uber e i regolatori. In alcune città, Uber è stata costretta a rispettare normative che limitano il numero di veicoli di ride-hailing sulla strada, implementano strutture tariffarie minime o forniscono benefici per i conducenti. Questi problemi normativi hanno spinto Uber ad adattare il suo modello di business e a cercare soluzioni che soddisfino sia i passeggeri che i regolatori. Il cammino di Tesla verso l'approvazione regolatoria. Man mano che Tesla sviluppa il suo servizio Cybercab, dovrà anche affrontare ostacoli normativi legati ai veicoli autonomi. Il dispiegamento di veicoli completamente autonomi solleva questioni relative alla responsabilità, agli standard di sicurezza e alla privacy dei dati. Gli organismi di regolamentazione, come la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, negli Stati Uniti e agenzie simili in tutto il mondo, stanno cercando di capire come regolare la tecnologia di auto a guida autonoma. Tesla dovrà interagire con queste agenzie per dimostrare la sicurezza e l'affidabilità dei suoi sistemi autonomi. Il successo del servizio Cybercab dipenderà dall'approvazione normativa, che può variare a seconda della regione. L'approccio proattivo di Tesla in termini di sicurezza e trasparenza potrebbe aiutare a costruire fiducia con i regolatori e a facilitare processi di approvazione più agili. Accettazione dei consumatori dei veicoli autonomi. Man mano che Tesla introduce il suo servizio Cybercab, l'accettazione da parte dei consumatori sarà cruciale per il suo successo. La percezione pubblica dei veicoli autonomi varia ampiamente, influenzata da fattori come preoccupazioni per la sicurezza, fiducia nella tecnologia e esperienze personali. Affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza. La sicurezza rimane la preoccupazione principale per molti consumatori quando si tratta di veicoli autonomi. Incidenti di alto profilo che hanno coinvolto auto a guida autonoma hanno sollevato dubbi sulla affidabilità e sulla sicurezza della tecnologia. L'impegno di Tesla per la sicurezza, comprese prove rigorose e comunicazione trasparente, sarà essenziale per affrontare queste preoccupazioni. Le campagne educative che informano il pubblico sulla tecnologia e i suoi benefici possono aiutare a cambiare le percezioni. Dimostrare le caratteristiche di sicurezza e l'affidabilità del Cybercab attraverso dati concreti e storie di successo può aumentare la fiducia dei consumatori. Costruire fiducia nella tecnologia. Costruire fiducia nei veicoli autonomi richiede un approccio multifacetico. Impegnarsi con la comunità,
offrire corse di prova e fornire informazioni trasparenti sulla tecnologia può aiutare a demistificare l'esperienza. I consumatori sono più propensi ad adottare auto senza conducente se capiscono come funzionano e possono vedere i benefici in prima persona. La percezione pubblica può essere influenzata anche dalla copertura mediatica e dalle narrazioni sociali sulla tecnologia autonoma. Storie positive su implementazioni di successo e benefici reali possono modellare una visione più favorevole dei veicoli autonomi. Il futuro del trasporto. Considerando il futuro del trasporto, è chiaro che sia il Cybercab di Tesla che Uber giocano ruoli fondamentali nel plasmare il panorama. L'interazione tra questi due approcci probabilmente definirà l'evoluzione della mobilità urbana. Tendenze emergenti nella mobilità urbana. Molte tendenze emergenti influenzeranno probabilmente il futuro del trasporto. Con l'aumento della congestione nelle città, crescerà la necessità di opzioni di trasporto più efficienti e sostenibili. Le innovazioni nei veicoli elettrici e autonomi possono aiutare a risolvere le sfide della mobilità urbana, fornendo alternative più pulite e sicure ai trasporti tradizionali. I sistemi di trasporto pubblico potrebbero anche integrare i servizi di ride hailing, creando un approccio più olistico alla mobilità urbana. Le partnership tra le aziende di ride hailing e le agenzie di trasporto pubblico possono facilitare connessioni senza soluzione di continuità tra i vari mezzi di trasporto. Il ruolo della sostenibilità. La sostenibilità continuerà a essere un motore chiave del cambiamento nel settore dei trasporti. Man mano che cresce la consapevolezza riguardo al cambiamento climatico e ai problemi ambientali, sia i consumatori che i governi stanno dando priorità alle pratiche sostenibili. I veicoli elettrici e autonomi offrono un notevole potenziale per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare la qualità dell'aria. L'attenzione di Tesla alla sostenibilità si allinea con questa tendenza, posizionando il Cybercab come una soluzione valida per i consumatori attenti all'ambiente. Offrendo un'opzione di trasporto ecologica, Tesla potrebbe capitalizzare la crescente domanda di alternative sostenibili. In conclusione, il confronto tra il Cybercab di Tesla e Uber rivela due visioni distinte del futuro dei trasporti. Uber si è affermato come un attore dominante nel mercato del ride hailing, offrendo comodità e flessibilità a milioni di utenti. Tuttavia, la sua dipendenza dai conducenti umani e le sfide che affronta evidenziano la necessità di innovazione e adattamento. D'altra parte, il Cybercab di Tesla rappresenta un audace salto nel futuro, sfruttando la tecnologia avanzata per creare un servizio di ride hailing completamente autonomo, con un focus sulla sicurezza, la sostenibilità e l'esperienza dell'utente. Il Cybercab ha il potenziale per trasformare l'industria dei trasporti. Guardando al futuro, è probabile che il panorama dei trasporti continui a evolversi, con i progressi tecnologici e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che plasmeranno il futuro della mobilità. Che si tratti di servizi di ride hailing tradizionali o di veicoli autonomi, il nostro modo di muoverci cambierà per sempre. Grazie per esservi uniti a noi in questa esplorazione del Cybercab di Tesla e di Uber, due approcci diversi al futuro dei trasporti.